Questo film è nato dall'esperienza del mio film precedente, Le Ferie di Riku, dove accadeva che quando io facevo i dibattiti con il pubblico, le persone mi domandavano delle cose su questi personaggi. Le Ferie di Riku era un film che raccontava la storia di due ragazzi bengalesi che si sposano senza conoscersi per volere delle famiglie. E molto spesso accadeva che le persone in qualche modo o mi dicevano o io leggevo dietro le loro domande il fatto che noi in Occidente, diversamente da quello che accade in Bangladesh, saremmo liberi di amare, liberi di sceglierci, il nostro amore è qualcosa di puro, no? Allora mi è venuta voglia di indagare questo, no? E ho cercato tre coppie italiane in cui ci fossero un po' radicalizzati e un po' estremi alcuni problemi che io vedo in tante coppie, comprese coppie di cui io ho fatto parte, in cui l'amore non è qualcosa di puro, ma è qualcosa di contaminato con altre cose, di amalgamato con altri bisogni, altre necessità. E da questo è nato l'idea di Evedan. Abbiamo cercato all'interno di un network di persone che conosciamo e che ci aiutano, abbiamo cercato di disegnare un discorso che fosse un discorso di fatto di domande che fosse un po' generale, e quindi abbiamo cercato delle storie che potessero aiutarci a fare quel discorso. Per la verità ci è venuto in mente che uno dei personaggi, quello di Veronica, lo conoscevamo già da molto tempo e avevamo del materiale girato su di lei. E un'altra, Erika, la signora ultra settantenne che c'è nel film, ci ha cercato lei, cioè è venuta al cinema a vedere Le Ferie di Riku, ha detto sì, ok, questa è una storia abbastanza interessante, però la mia storia è molto più interessante. E la terza storia invece era una storia che a me interessava molto perché mi sembrava incredibile questa cosa che passa in televisione da mezzanotte in poi delle telefoniste erotiche, no? Cioè queste ragazze che sono lì davanti a un copione inevitabile, che è quello di spogliarsi di fronte a questa popolazione di maschi che telefonano e inesorabilmente, no, compiono questo tragitto narrativo. E mi sembrava che anche questa cosa andasse in qualche modo guardata, esplorata. Mi piaceva che ci fosse un personaggio che facesse un lavoro di questo genere, no? Anche perché spesso proprio quel pubblico che aveva visto Le Ferie di Riku in qualche modo lamentava la mortificazione del corpo che avviene nei paesi islamici, no? Dove il corpo della donna è nascosto, occultato, mentre, come dire, viveva come una assoluta emancipazione quella che avviene da noi, no? Con la possibilità di liberare il corpo della donna. Invece a me sembra che queste due strade portino inesorabilmente entrambe verso la mortificazione del corpo femminile, no? Attraverso due strade opposte, ma si arriva in qualche modo a quello stesso risultato. A me interessa molto il corpo delle donne, il ruolo delle donne, mi interessano le opportunità delle donne. Mi sembra che lavorare su questo, indagare questo, sia un modo per capire il livello di civiltà che ha una civiltà, la nostra occidentale, ma anche le altre. E mi sembra che proprio lavorare sulle donne ci faccia vedere che non c'è nessuna civiltà che abbia raggiunto un livello sufficiente in qualche modo. Trovo che siano tre storie apparentemente estreme che però hanno in realtà molte cose in comune con delle storie anche più normali, no? Cioè in qualche modo io, è vero, sono tre storie, come dire, a tinte forti, no? Però io non ho cercato di guardare questo di quelle storie, no? Non ho cercato di approfittare del loro essere estreme, ma anzi di viverle con uno sguardo il più normalizzante possibile in un certo senso. Mi interessavano le frontiere con cui queste tre storie confinavano. Cioè mi sembrava che in qualche modo questi tre personaggi vivessero con grande orgoglio la cosa estrema che facevano. Sono tre personaggi di frontiera che in qualche modo sfidano, no, le convenzioni, no? Ritengono che quello che loro fanno inauguri un campo di possibilità anche con la società. Quindi in questo senso mi pareva parlassero della nostra società, lì dove la nostra società sta modificandosi anche, no? Perché sono tre storie in qualche modo
se tutti mi dicono che le vivono come storie estreme, non ancora completamente digerite dalla nostra, non ancora metabolizzate, accettate pienamente, no? Quindi stiamo sul confine, no? Tra ciò che è il nostro passato, la nostra tradizione, e ciò che può essere il nostro futuro, no? E allora su questa linea di confine mi interessava capire quanto il nostro, la nostra concezione dell'amore, la nostra esperienza di amore fosse libera e quanto no.